Salve dottor Biglino, grazie per aver accettato questa intervista dal nostro sito. Per chi non la conosce, Buonasera a lei. ancora, le va di presentarsi in modo da rendere note le sue competenze e il suo lavoro di traduttore prima e di scrittore poi? E allora sì, molto, molto semplicemente, il mio curriculum è relativo ovviamente al lavoro per il quale sono stato chiamato a questa intervista. Nasce da un interesse che io coltivo dall'età del liceo per insomma tutta una serie di temi che vanno appunto dalla religione all'antropologia, eccetera. E io dopo il latino e il greco ho studiato l'ebraico con un insegnante della comunità ebraica della mia città, poi ho iniziato a tradurre, ho tradotto per le edizioni San Paolo e poi dal 2010 ho cominciato a raccontare per conto mio ciò che mi pare di leggere veramente nei codici ebraici da cui deriva la Bibbia, che insomma tutti conosciamo, o almeno tutti dovremmo conoscere, ma insomma poi la conoscenza non è così diffusa. E quindi in realtà appunto io dal 2010 ho iniziato sia con le conferenze, sia con i libri che sto regolarmente pubblicando ogni anno, a raccontare appunto ciò che mi pare di leggere veramente nei codici ebraici da cui derivano sostanzialmente le Bibbie che abbiamo in. Sì, e cominciamo con i suoi libri sull'Antico Testamento. Durante il suo lavoro di traduzione per le edizioni di San Paolo, lei inizia a notare nella Bibbia originale, quella in ebraico, qualcosa di diverso rispetto a quello che troviamo nelle Bibbie a cui siamo abituati. Ci può fare alcuni tra gli esempi più eclatanti delle differenze tra la versione originale e quella tradotta in lingua corrente? Ma le differenze più eclatanti nascono proprio dal contesto, oltre che ovviamente magari da singoli termini, no? Dalla traduzione di singole parole. Nel senso che il contesto ci racconta che di fatto la Bibbia non parla di Dio, perché il contesto parla di individui in carne ed ossa, di uno in particolare ovviamente, che è quello che ha stabilito il rapporto con il popolo di Israele. E tutte le traduzioni che noi abbiamo, che sono traduzioni sostanzialmente teologiche, fanno sì che invece la Bibbia parli di Dio, per cui ci sono, che so, dei termini che sono nella Bibbia in ebraico sono al plurale, vengono tradotti al singolare, ci sono dei verbi che sono al plurale, vengono tradotti al singolare, ci sono dei termini tipo l'onnipotente che nella lingua ebraica non esiste, invece in italiano, comunque insomma nelle lingue cosiddette volgari, viene tradotto con onnipotente per dare l'idea di Dio, c'è il termine che viene tradotto con eternità ma che non significa eternità ed è scritto addirittura nei dizionari che non vuol dire eternità. Quindi insomma ci sono tutta una serie di termini che sono in ebraico molto concreti e che vengono invece tradotti in chiave teologica, ovviamente perché qui non possiamo ovviamente rifare la storia del cristianesimo, della religione giudaico-cristiana, ma si è fatto in modo che la Bibbia parlasse di Dio e per fare in modo che la Bibbia parlasse di Dio una serie di termini devono essere rivisti, diciamo così, quando li si traduce in chiave teologica ed è proprio quello che io da 6 anni, dal 2010, ho iniziato a raccontare. Tra l'altro, quando ha cominciato a raccontare quello che le sembra di trovare nella Bibbia, ha avuto anche problemi, insomma, con il suo precedente lavoro di traduttore. Nei suoi testi lei parla da un dio, passa a parlare di tanti dei, cioè di Elohim, che potremmo tradurre dei, ma lei preferisce non tradurlo in realtà. Uno dei suoi libri è intitolato significativamente Il Dio alieno della Bibbia. Cosa la porta a scrivere che la Bibbia si riferisca addirittura ad esseri non di questo mondo? Cioè, quali sono le evidenze più chiare di questa ipotesi? No, allora, dunque, il titolo Il Dio alieno della Bibbia si rifà intanto al significato di alieno che significa diverso ed estraneo, nel senso che questi individui chiamati Elohim insomma, in ebraico, termine plurale che viene tradotto impropriamente con Dio al singolare, questi Elohim sono individui in carne ed ossa. La Bibbia parla di uno di questi, quello che si chiama Yahweh. E ci racconta appunto delle vicende, no, relative a lui e al popolo. Per quanto riguarda il discorso di questa loro provenienza, la Bibbia purtroppo, almeno nei libri che ci sono rimasti, non è esplicita, perché purtroppo la Bibbia non ci parla dell'origine di quegli individui, però quegli individui di cui parla la Bibbia sono in sostanza gli stessi di cui ci parlano i popoli di tutti i continenti della Terra.
E gli altri libri degli altri popoli, appunto, che sono molto più espliciti della Bibbia, perché per fortuna non sono finiti nelle mani dei teologi, beh, ci parlano sempre dei cosiddetti figli delle stelle, cioè ci dicono chiaramente che questi qui sono arrivati da altre parti. La Bibbia non ce lo dice, perché la Bibbia a un certo punto è stata veramente nei secoli più volte manipolata, riscritta, emendata, insomma tutti quelli che ci hanno potuto mettere le mani lo hanno fatto, e quindi è stata trasformata in un libro che avesse un fondamento teologico. Gli altri libri, che non hanno per fortuna subito questa stessa malaugurata sorte, invece ci raccontano chiaramente dei figli delle stelle, ma i racconti che fanno sono esattamente paralleli a quelli che la Bibbia fa in relazione a questi individui che nella Bibbia sono chiamati Elohim, e quindi l'assimilazione, diciamo, è quasi automatica. Prendendo per buona questa ipotesi, c'è qualche evidenza che lei considera che possa rafforzare quest'idea di una provenienza, anche al di là, diciamo, della Bibbia, ma rifacendosi a testi scientifici o ad altro, ricerche? Beh, la Bibbia ci racconta intanto chiaramente, ma questo lo dicono gli esegeti ebrei senza problemi, i rabbini, ci racconta di interventi di ingegneria genetica e di clonazione, ci racconta di tecnologia, ci racconta di macchine volanti, e quindi tutto questo, appunto, come dicevo prima, ci induce a pensare che, ovviamente, anche se la Bibbia non dice espressamente che arrivano da altri mondi, però appunto tutto ciò che fanno questi qui, a partire, ripeto, dalla tecnologia di cui disponevano, e anche in guerra, per esempio ciò che è successo a Sodoma e Gomorra, eccetera, quindi la tecnologia di cui disponevano, le conoscenze di cui disponevano in ambito genetico, ripeto, la Bibbia parla chiaramente di clonazione, ma lo dicono i rabbini, basta leggere le interviste del professor Safran, docente di etica medica alla Università Ebraica di Gerusalemme, dove lui dice la Bibbia parla chiaramente di clonazione, basta vedere appunto il racconto di Adamo ed Eva, che è un racconto di un protocollo di clonazione. E quindi voglio dire, ci sono tutta una serie di rimandi a delle tecnologie che fanno pensare appunto che, insomma, alcune migliaia di anni fa qui ci fosse qualcuno che aveva quelle conoscenze. Diciamo che prende abbastanza per buone queste ipotesi da considerare. Ah, la mia ipotesi di lavoro è sempre, e la dichiaro da 6 anni, è chiara, è facciamo finta che... Cioè facciamo finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero, e sia vero letteralmente, attenzione, cioè facciamo finta che sia vero ciò che gli antichi autori hanno scritto. Io so bene che la Bibbia può essere letta in tante chiavi diverse, viene letta in tante chiavi diverse, non in chiave metaforica, allegorica, esoterica, cabalistica, benissimo. Io dico, a fianco di tutte queste chiavi di lettura, mettiamone un'altra, che innanzitutto è la prima, che è quella letterale, perché è ovvio che quando un libro è scritto intanto va letto per come è scritto. Dopodiché possiamo supporre che gli autori, quando dicevano una cosa, in realtà ne volessero dire un'altra, ma questa è una supposizione, è una ipotesi. Ciò che c'è scritto invece è scritto, su questo non ci sono dubbi. Io faccio finta, perché io non ho la verità, ovviamente lo dichiaro, sono 6 anni che lo dichiaro, io non ho la verità, io faccio finta che ciò che c'è scritto sia vero, e vedo che cosa ne viene fuori. Ne viene fuori un quadro assolutamente coerente, che col passare degli anni sta ricevendo sempre più conferme, quindi è per questo che vado avanti, diciamo, con una serena determinazione, perché le conferme che ricevo, e tra l'altro negli ultimi libri, lei ha letto, mi diceva prima, La Bibbia non parla di Dio, quello pubblicato da Mondadori, lì comincio a pubblicare delle conferme scientifiche, cioè da parte appunto di accademici che prendono in seria considerazione queste ipotesi, e questo proseguirà con i nuovi libri che sto, tanto con quello che è appena uscito 3 settimane fa, e poi con i nuovi libri che usciranno, perché questo fare finta porta a costruire, io non so se quel quadro sia vero, ma è un quadro coerente, ecco. È estremamente interessante, fa bene a continuare in questo senso. Quindi, stando alla sua interpretazione letterale, lei rivede completamente anche la Genesi, la creazione dell'uomo, i rapporti tra Yahweh con i suoi simili e con l'uomo stesso. Non solo, afferma anche che lo sviluppo di molte specie vegetali sia stata manipolata, rifacendosi a studi scientifici. Ce ne vuole parlare?
Sì, allora, dicevo prima appunto, no, che per la gran parte dell'esegesi ebraica parlare di ingegneria genetica e di clonazione nella Bibbia è assolutamente normale. Cioè Adamo ed Eva sono il prodotto di un intervento di ingegneria genetica e Eva in particolare è un prodotto di clonazione. Questo nella Bibbia è descritto e sono descritti anche i singoli passaggi. Dopodiché la Bibbia ci racconta appunto di questi individui che nello stesso posto in cui hanno fatto questi interventi per produrre Eva, che poi Eva significa un gruppo di femmine, non una femmina soltanto, ovviamente, ma un gruppo di femmine prodotte per clonazione dal gruppo di maschi che avevano lì, di cui disponevano lì, e oltre a questo loro lì, ci dice la Bibbia, avevano impiantato questo Gan Eden, cioè questo laboratorio. Gan significa luogo recintato e protetto, posto in Eden, che è un grande territorio, diciamo, tra la Turchia e il Mar Caspio, e avevano impiantato questo laboratorio all'interno del quale, siccome si erano fabbricati questi sapiens che utilizzavano per lavorare, li dovevano nutrire e quindi avevano impiantato dei sistemi di sperimentazione, di produzione, sia di in particolare di cereali, e io cito sempre gli articoli di Le Scienze del 2014 e 2015, dove c'è scritto chiaramente da questi paleobotanici, paleogenetisti, che tra 10.000 e 8.000 anni fa in quel territorio sono avvenute una serie di mutazioni genetiche che in natura sono impossibili e sono quelle che hanno portato al grano, cioè a quel cereale che poi sappiamo nella storia ha nutrito milioni, milioni, milioni di uomini. Contemporaneamente in Centro Sud America sono avvenuti delle mutazioni genetiche impossibili, sempre definite così in questi articoli di Le Scienze, sul tubero che è la patata, che insomma da non commestibile è diventata commestibile, ma attraverso una serie di eventi genetici che in natura non avvengono. E allora se diciamo questi eventi non possono avvenire in natura, ma si sono verificati, beh, la domanda che sta in mezzo è: chi è che li ha fatti verificare? Beh, i testi antichi ce lo dicono, basta che facciamo finta che sia vero, cioè basta che teniamo la mente aperta alla possibilità. Lo ripeto, io non so se sia la verità, questo lo ribadisco sempre, dico però tengo la mente aperta alla possibilità che gli antichi ci abbiano raccontato una storia vera, perché se manteniamo la mente aperta a questa possibilità, la storia raccontata degli antichi ci dà decine di risposte ad eventi che risposta in questo momento non hanno. Sì, infatti così ne esce un'ipotesi di modificazione genetica nel passato sia dell'essere umano, cioè del sapiens poi diventato l'essere umano come lo conosciamo, che della natura circostante. Quindi diciamo un po' tutto sarebbe stato, ecco, opera di una modifica di esseri altri praticamente. Ecco, non tutta la natura ovviamente, nel senso che loro sono intervenuti su ciò che era funzionale. Come dice la Bibbia, in quel Gan Eden hanno impiantato i vegetali che portavano frutti buoni da mangiare. Cioè quelli che non portavano frutti buoni da mangiare non erano oggetto del loro interesse. Cioè loro hanno fatto in modo di produrre ciò che portava e produceva poi cibo. Ecco, questo la Bibbia lo dice chiaramente. Veniamo anche alle critiche, alcune critiche le vengono mosse. In alcuni forum di consulenza ebraica per l'interpretazione delle scritture, lei è un po' accusato di manipolare il significato di alcune parole. Ad esempio il termine kavod, nel testo originale privo di vocali può avere tanti significati, tra cui quello classico di gloria, mentre lì lo rende come arma da guerra. Come si difende da queste accuse che le vengono rivolte? Ah, molto semplicemente, che siccome quelli che mi rivolgono queste accuse sono le stesse persone che poi dicono che l'ebraico è una lingua polisemica, ed è ovvio che è una lingua polisemica perché lo sono tutte le lingue, sono polisemiche, cioè ogni termine ha più di un significato, e quindi kavod può significare sia gloria nel senso che intendono loro, sia appunto arma da combattimento. Ora, che significa arma da combattimento? È scritto chiaramente nel dizionario dell'antico ebraico, pubblicato, redatto e pubblicato dal dottor Jeff Banner, che è il fondatore e presidente del Centro Ricerche, Centro Studi e Ricerche sull'antico ebraico. Nel suo dizionario, io lo cito nei libri, nel libro appena uscito è citato ed è sarà citato anche nel libro che esce entro la fine dell'anno, e cito la pagina, lui dice che il significato originario di kavod è arma da combattimento, quindi
non sono il solo a dirlo, lo dice anche questo studioso, appunto, ripeto, lo dice, lo scrive nel suo dizionario, che è il fondatore del Centro Studi sull'Antico Ebraico. E per cui, ma voglio dire, il problema non è tanto discutere sul significato di quel termine, no? Perché se ci si ferma a discutere sul significato, si può andare avanti decenni senza arrivare ad una conclusione. Tant'è che io dico sempre nelle conferenze, e lo dico un sacco di volte in ogni conferenza, dico alle persone: leggete la Bibbia e poi da soli capirete, quando la Bibbia parla di questo kavod che viene tradotto con gloria, vedete che cosa la Bibbia fa fare a questo kavod, cioè che cosa dice di questo kavod, e poi da soli stabilirete se ciò che dice la Bibbia è compatibile con il concetto di gloria spirituale. Non c'entra assolutamente nulla, ma è il contesto che lo dice. Quindi kavod possiamo anche non tradurlo, cioè possiamo lasciarlo così com'è, lasciamo kavod, così almeno non discutiamo sulla traduzione, ma andiamo a leggere nel libro dell'Esodo, nel libro di Ezechiele, che cosa la Bibbia dice del kavod, e tutti lo capiscono che cosa dice del kavod, che è un oggetto che si sposta, è un oggetto che fa rumore, è un oggetto che può essere, che quando si sposta uccide chi gli sta vicino. Per poterlo vedere bisogna guardarlo di dietro, dopo essersi protetti dietro per esempio delle rocce. È un oggetto che quando si alza da terra fa rumore. Dopodiché non traduciamo kavod, così almeno non entriamo in discussione. Ma il kavod fa quelle robe lì, questo dice la Bibbia. E difatti, ripeto, questo studioso, ma non è solo, io lo cito perché lui l'ha scritto in un suo dizionario pubblicato, quindi ufficiale, era un'arma da combattimento. Nella fattispecie l'arma da combattimento utilizzata da questo Yahweh, appunto. Poi infatti c'è il problema della traduzione proprio dei testi dall'ebraico antico, perché cioè, lei si occupa infatti della traduzione dell'ebraico masoretico, no? Cioè di quello già vocalizzato, però il testo ebraico originale dell'Antico Testamento non era vocalizzato. E quindi quanto la versione che ci è pervenuta della Bibbia può somigliare a quella originale? Non lo sa nessuno. Cioè l'unica certezza che abbiamo è che quella che abbiamo noi non è uguale all'originale. Questa è una certezza. Ma quanto possa somigliare non lo sa nessuno al mondo. Quindi potremmo... Tant'è perché io uso quello vocalizzato, cioè quello da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa. Perché se io usassi quello non vocalizzato e ci mettessi io le vocali, allora lì sì che mi potrebbero accusare di attribuire alle parole il significato che voglio io. Quindi c'è questo sempre grosso problema a monte, per cui in realtà noi possiamo sapere molto poco di quello che fosse il testo originale della Bibbia. Esattamente, possiamo sapere forse nulla, quindi, non solo è per questo che io dico sempre: con la Bibbia facciamo finta. Sì. Il problema, come dire, non ce l'ho io, perché io con la Bibbia faccio finta. Il problema ce l'hanno quelli che, partendo da un testo così, di cui non sappiamo nulla, non sappiamo neanche come fosse scritto in origine, non sappiamo neppure come fosse letto in origine, da quel testo lì il problema ce l'hanno quelli che ricavano le verità assolute. Certo. Ma veniamo ai suoi ultimi lavori. Nel libro La Bibbia non parla di Dio, edito da Mondadori, lei mette in parallelo gli dei o Elohim biblici e i teoi omerici, trovando alcuni elementi e manie in comune. Ce ne descrive qualcuna? Beh, gli elementi in comune sono effettivamente tanti. Intanto va dal, come dire, dalla loro fisicità assoluta, no? Erano esseri in carne ed ossa, esattamente come erano esseri in carne ed ossa gli Elohim. Si muovevano come gli Elohim, disponevano della tecnologia così come quella che è descritta nella Bibbia, avevano le stesse esigenze, gli stessi comportamenti, gli stessi atteggiamenti, avevano addirittura gli stessi bisogni neurofisiologici, cioè chiedevano le stesse cose, gli Elohim chiedevano ai loro sottoposti, dico gli Elohim perché la Bibbia ne nomina per nome più di uno, quindi gli Elohim chiedevano ai popoli loro sottoposti delle cose che sono le stesse che i teoi greci, cioè gli dei greci, i cosiddetti dei greci, chiedevano ai popoli loro sottoposti. Tipo per esempio certe forme di sacrificio che a loro interessavano moltissimo perché gli produceva, come dire, proprio un beneficio neurofisiologico. Una cosa di cui avevano, non so dire se bisogno o piacere, piacere di sicuro, non so se ne avessero anche bisogno, ma questo è descritto sia nella Bibbia che
nei poemi, che nei poemi omerici. Adesso nel nuovo libro che ho già consegnato, quindi nel nuovo libro Mondadori, sto proseguendo in questo con l'analisi dei rapporti paralleli tra la tecnologia descritta nella Bibbia e la tecnologia descritta in Omero, che peraltro è addirittura studiata da degli ingegneri, in particolare da un ingegnere docente di ingegneria meccanica all'Università di Patrasso. Insomma, quindi voglio dire, è un tema che si sta aprendo moltissimo, quindi non è che, come dire, c'è uno che si sveglia un giorno, no? No, è un qualcosa che si sta aprendo alla conoscenza, che si sta aprendo alla ricerca, e man mano che si va avanti queste evidenze vengono sempre più fuori in modo sempre più chiaro. E quindi io sto proseguendo in quella direzione lì. E del resto anche Schliemann scoprì la città di Troia rifacendosi ai testi omerici, quindi facendo finta che lì fosse una storia vera. Quindi, io ultimamente ho letto un libro che si intitola La via di Dante, del professor Giuliano Di Benedetti, che analizza la Divina Commedia facendo finta che le descrizioni di Dante partano da elementi concreti, ma perché Dante stesso, in una lettera a Can Grande della Scala, aveva scritto: il suo lavoro, cioè la mia commedia, è più vera nella lettera che nell'allegoria. Cioè, se si fa finta che certi testi, appunto, quando ci raccontano una cosa, ci vogliano dire quello, beh, si scoprono un sacco, veramente, un sacco di contenuti nuovi di un interesse straordinario. Altrimenti tutto rimane chiuso nell'ambito dell'allegoria e della metafora, che peraltro io il 6 marzo mi sono incontrato, ho fatto un incontro pubblico di fronte a 600 persone, con teologi cattolici, protestanti, ortodossi, cioè uno per ogni religione ovviamente, tutti docenti, non piccoli teologi, docenti delle facoltà di teologia, uno è uno dei massimi biblisti italiani, un valdese, eccetera. Beh, lì è venuto fuori, chiaramente, lo dicono, voglio dire, quella giornata è pure su YouTube, la si vede, dicono che l'allegoria e la metafora sono, come dire, non esistono, la Bibbia va letta per quello che c'è scritto. E quindi insomma si sta andando in una certa direzione, e quella direzione, come dicevo prima, costruisce un quadro che ha una sua coerenza. Puoi stabilire se sia la verità o no, questo è più difficile. Infatti su questo poi c'era anche una domanda che le faccio adesso. Il fatto che il 6 marzo scorso ha avuto questo incontro appunto di notevole importanza, no? Questo dibattito pubblico con i quattro teologi, cristiano, ortodosso, ebraico e protestante. Devo dire che a sorpresa alcune risposte dei sacerdoti le hanno dato in parte ragione. Cosa l'ha colpito di più dei loro interventi che non si aspettava? Beh, direi che se prima dell'incontro mi avessero chiesto che cosa speravo di ottenere, io proprio in uno slancio di grande ottimismo avrei detto il 30% di quello che in realtà è venuto fuori. Caspita. Nel senso che io sono uscito da quell'incontro contentissimo, nel senso che è venuto fuori che nella mentalità semitica non c'è nessun concetto metafisico, non c'è il concetto di eternità, non c'è il concetto di immortalità, non c'è il concetto di creazione dal nulla. Per quanto riguarda l'Adamo, è frutto della fabbricazione, cioè non è stato creato, non c'è nella Bibbia non c'è il peccato originale. Beh, io più di così non avrei potuto chiedere, nel senso che io sottoscriverei tutto, sostanzialmente tutto ciò che hanno detto. E per fortuna l'hanno detto loro, ecco, non io. Infatti poi ricordo alcune concessioni importanti, come il cattolico che diceva: sì, sul senso di colpa ci siamo andati un po' troppo pesante nei secoli, o il rabbino che diceva: hanno costruito tutto sul senso di colpa. Esatto. Cioè, partendo da un peccato originale che non c'è. Io sono 6 anni che dico che nella Bibbia non c'è il peccato originale, lì è stato detto chiaramente, addirittura il Valdese ha detto: non si capisce da dove Paolo ricavi la sua idea del peccato originale. Allora siamo d'accordo, non si capisce da dove Paolo ricavi la sua idea di peccato originale, perché non c'è. Oppure il rabbino che ha detto: in realtà la ricerca di Dio nella Bibbia non è ancora del tutto conclusa. L'ha detto, cioè frasi... E allora vuol dire che non l'hanno provato. Cioè frasi allucinanti, cioè, dette da preti, dette non da lei, ma da sacerdoti, sono cose di una potenza non indifferente. E quindi è stato un incontro molto, molto importante. Invito tutti a cercare su YouTube quell'incontro, perché ci sono cose notevoli che vengono. Tra l'altro l'editore ha in mente di fare la trascrizione completa e metterla a disposizione gratuitamente.
Sì, ma infatti ci sono anche alcune frasi che sono passate un po', come dire, sotto traccia, ma che sono estremamente interessanti, quindi indubbiamente merita di essere vista quella conferenza. Il suo ultimo libro pubblicato da poco da Un'Edizione è Antico e Nuovo Testamento, Libri senza Dio. Con questo lavoro lei si addentra maggiormente nelle vicende narrate nei Vangeli. Ecco, quali sono le differenze più interessanti, quelle che ci vuole dire, tra la versione greca e la traduzione comunemente accettata dei Vangeli? Allora, diciamo questo, che mentre per quanto riguarda l'Antico Testamento c'è veramente un grosso problema relativo alle traduzioni, cioè nel senso, prima appunto lei mi ha stimolato sul termine kavod, eccetera, ma c'è il termine ruach, c'è il termine elohim, eccetera, no? Sul Nuovo Testamento questo problema qui è di gran lunga inferiore, nel senso che siccome noi partiamo dal Nuovo Testamento scritto in greco, è chiaro che diciamo ci sono meno problemi. Il problema del Nuovo Testamento è ciò che hanno inventato quando l'hanno scritto, cioè partendo dal, supponendo che Gesù Cristo sia veramente esistito come figura storica, poi loro partendo da questa figura storica di un rabbi, quindi di un giudeo predicatore messianista, hanno costruito la figura cristica utilizzando esclusivamente il pensiero greco, cioè il pensiero, in particolare il pensiero ellenistico. Quindi la figura cristica è costruita sulla base del pensiero greco e non ha nulla a che vedere con il messia giudaico o il messia ebreo, insomma, che il popolo di Israele si attendeva. Allora io nel Nuovo Testamento cosa faccio? Proseguo con lo stesso metodo, dichiaratamente, cioè faccio finta che ciò che c'è scritto sia vero, perché tanto possiamo solo fare così. E allora ho analizzato tutta una serie di momenti importanti della vita di questo predicatore per evidenziare che se è vero ciò che c'è scritto, beh, a lui si possono attribuire una serie di caratteristiche che sarebbero perfettamente coerenti con l'immagine che viene fuori, con il quadro che viene fuori dall'Antico Testamento, proprio sulla base dell'analisi che sto conducendo da parecchi anni, quindi avrebbe una sua coerenza. Ripeto, uso il condizionale perché siamo veramente nel campo delle ipotesi, bisogna andare molto cauti, però avrebbe una sua coerenza. Allora io analizzo per esempio il discorso della cosiddetta annunciazione, analizzo il discorso della cosiddetta trasfigurazione, analizzo ciò che è avvenuto durante il battesimo, analizzo ciò che è avvenuto alla fine, quando c'è questa famosa assunzione in cielo, eccetera, proprio partendo dal presupposto che ciò che hanno scritto lì sia vero, ripeto, faccio finta che sia così, e quindi vedo effettivamente la terminologia che è stata usata in greco per descrivere quei fenomeni, per descrivere quei momenti, quelle situazioni, e anche lì tutto avrebbe una sua coerenza. E senza bisogno di inventare, insomma, ciò che c'è scritto nel Nuovo Testamento potrebbe trovare una conseguenza coerente, partendo dal presupposto, ripeto, che l'Antico Testamento non parla di Dio, quindi non c'è nessun Dio padre, e nell'Antico Testamento non c'è il peccato originale, come abbiamo appunto detto poco fa. Quindi è chiaro che se non c'è un Dio padre spirituale e non c'è il peccato originale, è chiaro che la figura cristica, intesa come figlia di un Dio spirituale, che è stata mandata qui, la figura, insomma, questo Cristo che è stato mandato qui per liberare l'uomo, l'umanità intera, dalla macchia e dalle conseguenze della macchia del peccato originale, questa è invenzione teologica. Se invece analizziamo la figura di Cristo dal punto di vista prettamente storico, alla luce di ciò che emerge dall'analisi dell'Antico Testamento, allora anche la figura storica di Cristo acquista una sua coerenza. Quindi parlando di anche coerenza con l'Antico Testamento, diciamo che lei, senza addentrarci troppo nei particolari per non rovinare le sorprese ai lettori, però diciamo, si può ipotizzare che c'è quindi un legame, secondo lei, tra la figura di Cristo e gli Guardi, Elohim. le dico questo. Nelle prime fasi del cristianesimo, cioè quindi diciamo subito dopo Cristo, prima che Costantino riunisse i rappresentanti di quei 40-50 cristianesimi diversi che venivano predicati allora, li riunisse a Nicea
dicendo loro che dovevano in sostanza uscire di lì con una verità, a lui non interessava quale fosse. L'importante è che uscissero con una verità e tutte le altre sarebbero state, come dire, eliminate, no? Dichiarandole eresie, e si sarebbe fatto in modo di farle scomparire. Beh, ma tra le tante ce n'erano, appunto, c'erano dei gruppi di cristiani, e li cita Celso, che ovviamente poi è stato dichiarato eretico per ovvi motivi, ma dove dicevano che Gesù Cristo non era altro che uno dei tanti inviati e che prima di lui ne erano venuti altri, addirittura ne erano venuti a gruppi di 50-60. Quindi voglio dire, tra i primi cristiani c'erano degli gruppi, che adesso poi verrebbero definiti sette, ovviamente, perché essendo dichiarati eretici devono essere per forza delle sette, no? Che credevano tranquillamente che Gesù Cristo fosse soltanto uno dei tanti inviati che nel corso della storia erano stati mandati, appunto, con degli obiettivi specifici. E lei esclude l'idea che si tratti semplicemente di, diciamo, profeti, cioè pensa che sia inviati in un senso un po' più alternativo, ecco. Sì, inviati proprio nel senso materiale, in quanto anche magari figli loro. D'accordo, questo insomma, poi lo approfondiremo nel libro chiaramente, però sicuramente uno spunto di grande interesse. A questo punto, dopo tutto questo tempo a contatto con i testi sacri e tanti libri scritti, ecco, com'è diventato il suo rapporto con le religioni in genere? Cioè, ritiene che divulghino solo falsità o che abbiano ancora un ruolo fondamentale per l'uomo? Allora, qui la domanda è importantissima e bisogna distinguere. Un conto è il discorso relativo alla verità, e allora le religioni non sono vere, perché le religioni per esistere devono per forza elaborare, quindi continuare a sostenere delle tesi teologiche che non trovano riscontro nei testi. E questo è il discorso relativo alla verità. Il discorso invece relativo alla funzione cambia completamente, nel senso che le religioni, nel bene e nel male, ovviamente, hanno svolto una funzione importantissima, no? Perché comunque, al di là, vabbè, di tutta la violenza che è stata impostata sulle religioni, hanno comunque svolto un ruolo sociale, come dire, di calmieri di certe tensioni, per cui molta gente, avendo nella religione la risposta al problema della morte, appunto, che è la madre di tutte le angosce, avendo nella religione la risposta al fatto che a un certo punto tutte le ingiustizie della terra verranno riequilibrate, verranno rimesse a posto, beh, molta gente finisce per accettare magari situazioni di vita le quali si ribellerebbe con violenza, e invece le accetta proprio in grazia di queste risposte che la religione garantisce essere vere. Quindi un conto è la verità, un conto è la funzione sociale che indubbiamente ha svolto, tant'è che se scomparissero le religioni, per gran parte dell'umanità si creerebbe un vuoto che dovrebbe essere colmato, e onestamente non so dire da che cosa o da chi potrebbe essere colmato. Quindi sostanzialmente, secondo lei, sono uno strumento per mantenere il controllo della popolazione, uno strumento di questo è certo. Dopodiché uno strumento per mantenere il controllo può anche avere delle, se vogliamo, può anche avere delle funzioni positive, no? Quindi ne ha di negative, ma ne ha anche di positive. Quindi che siano un sistema per controllare la popolazione è certo. Va bene, questa era l'ultima domanda, l'intervista finisce qui. Ringraziamo Mauro Biglino per la disponibilità e gli auguriamo in bocca al lupo per la sua attività di ricerca e divulgazione, che continueremo Grazie. A seguire con interesse. Sono io che ringrazio dell'interesse, naturalmente. Grazie molte.